Capitolo 2. Curriculum europeo contro video curriculum. Vediamo le caratteristiche di ciascuno e i vantaggi che questi possono offrirci. Che cos'è un curriculum europeo? Il curriculum europeo è il formato di curriculum accettato dalla Comunità europea e creato dalla stessa. La Commissione europea, infatti, propose nel 2002 uno specifico modello di curriculum vitae per far sì che i candidati potessero utilizzare un format riconosciuto da tutti gli stati membri, identificabile, nel quale quindi fosse più facile identificare e visualizzare le varie esperienze, conoscenze, le varie sezioni, per poter omogenizzare i contenuti e rendere più veloce la lettura. Ovviamente non si tratta di un obbligo il curriculum europeo, non deve essere adottato obbligatoriamente, ma è un suggerimento per far sì che i selezionatori possano avere delle caratteristiche, delle opportunità per leggere più velocemente il curriculum. Quindi, quali sono gli obiettivi principali e gli aspetti positivi di utilizzare un curriculum europeo? Sicuramente la standardizzazione del curriculum e quindi il riconoscimento dei vari contenuti nei vari Stati membri. La chiarezza e la schematicità, perché il curriculum europeo è estremamente sintetico e chiaro e suddiviso in sezioni. La maggiore valorizzazione delle competenze professionali, perché all'interno del curriculum europeo, quando si parla di esperienze professionali, si identifica bene la mansione, il contratto, la tipologia di esperienza, l'azienda e lo stato di riferimento. Più spazio alle competenze extraprofessionali, perché nel curriculum europeo è dedicato ampio spazio non solo agli hobby e alle aspettative, ma anche alle competenze trasversali, a altre informazioni che vogliamo lasciare e che risultano essere significative per la descrizione del nostro profilo. Il curriculum europeo si può scaricare dal sito della Comunità europea e si può compilare, trovandolo in doc, inserendo i nostri dati, sempre senza dimenticarsi di compilare ogni sezione e di riportare i nostri dati anagrafici completi e corretti. In particolare nel sito Europass, dove vengono esposti tutti gli strumenti Europass, troviamo una sezione dedicata al curriculum europeo che ora andiamo a vedere. Il sito Europass ci fa vedere, ci dà la possibilità di scaricare il curriculum europeo e di compilarlo, di creare e di vedere delle bozze di una lettera di presentazione creandola online, di aggiornare il nostro curriculum e stamparlo poi in vari formati, di scaricare il modello per studiarlo e per leggere le varie istruzioni, e inoltre ci fornisce degli esempi chiari di curriculum già compilati. Nella sezione potrete vedere anche tutti gli altri strumenti di Europass, ma questa è quella dedicata ai curriculum vitae. Ma basta il curriculum europeo? Il modello europeo non è apprezzato da tutti i paesi e soprattutto non è sempre molto efficace. Ad esempio, un paese che non lo utilizza è l'Inghilterra. Quindi, se ci stiamo candidando per un'offerta di lavoro a Londra, è sconsigliato utilizzare il formato europeo. In altri paesi invece è più utilizzato. Ad esempio, in Italia, per candidarsi a particolari offerte di lavoro, o soprattutto per candidarsi a selezioni per partecipare a progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, il curriculum europeo è esplicitamente richiesto. I giovani, tuttavia, hanno sviluppato delle idee innovative per presentarsi alle aziende e per distinguersi, per mostrare già con il curriculum che si hanno delle competenze specifiche. Il video curriculum è un esempio, uno strumento molto valido, soprattutto per le aziende del turismo, ma non solo, perché permette non solo di esprimere e di descrivere le proprie conoscenze, competenze e abilità, ma anche di mostrarsi. Addirittura, se lo si registra in più lingue, è facile dimostrare anche una competenza linguistica. Il curriculum europeo è nato negli Stati Uniti, ma oggi è diffuso
anche da noi, tant'è che ci sono molti siti che raccolgono i curriculum, i video curricula e permettono al candidato anche di registrarli con facilità. Ma come si costruisce un video curriculum? Ci sono degli step da rispettare per fare un buon lavoro. Intanto, prima di iniziare a registrare, è fondamentale analizzare il proprio curriculum e fare una riflessione sugli obiettivi. A chi mi devo presentare? Cosa voglio far emergere del mio profilo? A chi invierò il mio video curriculum? Cerchiamo proprio di preparare una bozza e di prepararsi nella presentazione. Il secondo step è un'autoanalisi del mio curriculum. Quali sono gli elementi che devo mettere in risalto rispetto all'offerta o all'azienda alla quale mi sto rivolgendo? Dove devo mettere l'accento? Quali sono le cose superflue che posso momentaneamente tralasciare? Ci prepariamo poi, nel terzo step, il discorso e in formato cartaceo e facciamo proprio una prova del video curriculum senza registrazione. Una volta che siamo pronti, passiamo alla fase della registrazione e montaggio, fino al salvataggio del nostro video che poi potrà essere diffuso su vari siti internet in cui si ricerca personale o inviato ad aziende specifiche anche attraverso un CD. Per vedere un sistema rapido ed efficace e vantaggioso per registrare il proprio video curriculum, essendo anche guidati, possiamo andare nel sito www.ucv.eu. Nel sito potete vedere tutte le informazioni e soprattutto una sezione specifica guidata che vi permetterà già in pochi step di registrare il vostro video curriculum, di salvarlo e di lasciarlo addirittura nel sito per poter essere reso visibile alle aziende. Mentre il curriculum europeo è uno strumento efficace perché utilizzato da vari paesi, molto chiaro e sintetico, il video curriculum è estremamente vantaggioso perché permette di ricreare l'effetto del colloquio, quindi ci permette di presentarci e di dimostrare già alcune delle nostre competenze, oltre al fatto che ci permette di risparmiare del tempo e del denaro e comodamente dal proprio PC candidarsi